Si è giocato ieri l'ultimo posticipo della 34esima giornata di fronte Bari e Cesena, che hanno terminato con un risultato ad occhiali. Una cornice di pubblico da Serie A, 30.000 spettatori al San Nicola, ma le squadre in campo, la Serie A, se la dovranno sudare. Un punto per uno che permette alle formazioni di agganciare al terzo posto il Novara e lo Spezia. Quota 54 punti, ma sono ben 16 punti di distacco con la prima in classifica, che è il Crotone di Ivan Juric. Ed il tecnico croato ieri è stato impegnato in un incontro con l'Associazione Italiana Allenatori, dove ha spiegato la tattica del 3-4-3. Un incontro veramente interessante, durante il quale Juric ha anche spiegato il segreto di questo Crotone. Sembrerebbe partire tutto dalla completezza tecnico-atletica e anche mentale. Alla fine, diciamo, si allena prima ancora la mente, la testa, che le gambe, i muscoli? Ma penso che sia un tutto insieme, no? Penso che se ti manca una di queste componenti che non puoi andare lontano. Base rimane, secondo me, quello che abbiamo detto, gruppo, determinazione, umiltà, saper sacrificarsi per altri. Poi dopo che hai quello, se ci metti anche tutto il resto, che è qualità dei giocatori, tecnica, corsa, allora puoi ottenere qualcosa. Se ti manca quella prima che abbiamo detto, non vai da nessuna parte al di là delle qualità dei giocatori. Però su due cose tu non sei disposto, diciamo così, a trattare, a transigere, cioè da un lato bisogna avere le idee chiare su che tipo di calcio si deve fare, dall'altro chi non fa parte, chi al progetto non aderisce totalmente, per quelli che non aderiscono totalmente non ci può essere posto. No, penso che anche nella vita è un po' così, secondo me. Penso che un allenatore deve scegliere una strada, andare con quella, valutare bene prima di iniziare se è strada giusta, ma poi veramente hai bisogno di giocatori che vogliono dare tutto in ogni momento, anche in momenti di difficoltà. Penso che la mia fortuna quest'anno è stata che ho trovato veramente ragazzi disponibili che magari non giocavano per un mese e poi ti fanno grandi partite, mi ricordo tanti. Secondo me quest'anno, fino adesso, questa è stata la nostra forza principale. Un'ultima cosa, Ivan, molte volte si è detto delle differenze tecniche fra il Crotone e le altre squadre, anche stasera se ne è parlato. Tu hai di nuovo poco fa sottolineato la differenza abissale, soprattutto a livello fisico e tecnico in Serie A. Siccome le squadre per l'anno prossimo si cominciano a costruire adesso, diciamo, il lavoro è già iniziato, anche perché poi non c'è chi non si chieda se Juric sarà sulla panchina del Crotone anche l'anno prossimo. No, io in generale penso che Serie A è veramente un altro sport, perché cioè, il livello veramente fisico, tecnico è molto diverso rispetto a Serie B. Bisogna stare molto attenti a valutare giocatori. Ci sono giocatori che riescono a fare tutti e due i campionati bene, ci sono altri che magari in Serie B fanno bene ma non riescono a giocare bene in A. Per cui quando costruisci squadre devi stare molto attenti. Sicuramente anche esempio magari di Frosinone, Carpi, che fanno una grossa fatica, è un esempio che c'è. L'anno scorso Carpi ha stradominato, quest'anno veramente fa grossa fatica, anche se ha fatto acquisti magari che pensava che fossero buoni.